Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con il video dedicato al corso avanzato sui tarocchi Rider-Waite e in particolare parleremo della forza che simboleggia la capacità di integrare il lato oscuro. Come sempre vi lascio al video con tutti i significati dell'arcano, ovviamente significati avanzati, e poi ci vediamo alla fine per i saluti. L'arcano della forza rappresenta la virtù morale. Indica in un certo senso il conflitto tra l'uomo e gli istinti e tra la ragione e l'ignoranza. Se noi osserviamo la carta, vediamo una fanciulla che è vestita semplicemente, sta domando e accarezzando un feroce leone che sembra mansueto, le offre le fauci, però sembra che la stia guardando dolcemente mentre lei ne ricambia lo sguardo. E sulla testa notiamo il simbolo dell'infinito. Il numero è l'8, che è anche il simbolo matematico dell'infinito, infatti ricorda un 8 questo simbolo, simboleggia il rinnovamento ciclico dell'universo e dell'essere umano. È anche rappresentato però come un ottagono o come una stella ad 8 punte. Questo ricorda il fonte battesimale, da cui sorge l'idea di perdono e di conforto. Però vediamo meglio i simboli. L'infinito, se ricordate, compare anche sulla testa del mago o bagatto, come preferite chiamarlo, e rappresenta la capacità di espandere il pensiero in ogni direzione. Poi abbiamo lo sguardo. Gli sguardi della fanciulla e del leone si incrociano e stanno a indicare la fusione di forze opposte. La tunica, che sono gli abiti semplici che indossa la fanciulla, rappresentano la purezza del cuore e quindi la forza interiore. Le mani rappresentano il movimento che evidenzia delicatezza nei modi e al tempo stesso sicurezza e decisione. Poi le fauci sono una potenziale fonte di pericolo e il leone stesso esprime l'istinto che si sottomette alla forza morale. E anche la forza bruta che si sottomette al diritto, quindi molto ricchi e importanti questi simboli. Adesso vediamo i significati divinatori di base. La forza simboleggia la capacità di una persona di trasformare le situazioni difficili in situazioni favorevoli e di mantenere il controllo e il dominio su quanto lo circonda. È l'individuo sicuro di sé, che possiede autocontrollo e una personalità brillante. Allo stesso tempo, l'arcano rappresenta il dominio delle passioni e la sconfitta degli istinti più abietti, così come l'intelligenza suprema che reprime la forza bruta. Rappresenta inoltre la forza interiore, la bellezza spirituale e il potere del sorriso. Le qualità sono la forza fisica e psichica, l'intelligenza, la vitalità, l'allegria e l'attitudine al comando. Per quanto riguarda i significati avanzati, nelle 4 sfere che ormai conosciamo, abbiamo l'amore. Questa carta ci dice che a volte il rapporto di coppia assomiglia ad una guerra. Attraverso il conflitto si accende la passione. Lavoro, bisogna lavorare molto, però occorre dosare con cura le energie per arrivare alla fine di un compito. Denaro, per avere successo negli affari, l'audacia e il coraggio devono essere guidati dall'intelligenza. Anima e psiche, autostima, occorre misurarsi con qualcosa di più forte per capire i propri limiti e le proprie possibilità. Per quanto riguarda la meditazione, la carta invita a porsi una domanda. La forza vale più del ragionamento? Oppure sono due facce della stessa medaglia? Spiritualità, le azioni e i pensieri devono seguire la coscienza, oppure si diventa come belve selvagge. Divinazione, sentenza, devi coltivare 3 tipi di forza, fisica, morale e intellettuale. Quando una di queste viene a mancare, non c'è equilibrio. Suggerimento: se vuoi superare ogni ostacolo, non lasciarti travolgere dalle tue passioni, ma usale per darti forza e motivazione. Tempi di realizzazione: il seme porta al frutto. C'è un desiderio di far avvenire le cose subito, però attenzione perché la fretta potrebbe rovinare tutto. Significati esoterici: alchimia, il leone è il simbolo del piombo, la materia grezza non ancora trasformata nell'oro alchemico. Astrologia, Leone, esprime dignità e nobiltà naturali, ma anche la passione bruciante e distruttiva. L'arcano della forza rimanda al mito di Ercole e del leone di Nemea.
nel quale si narra che l'eroe abbia strangolato l'animale, che viene poi associato all'elemento del fuoco, e si sia rivestito della sua pelle. In questa leggenda, l'incontro tra il leone fuoco, associato all'impulso istintivo, e il semidio, rappresenta la metafora dell'incontro fra lo spirito dell'uomo e la sua ombra, l'energia istintiva. Tuttavia, mentre Ercole uccide il leone grazie alla forza maschile, la giovane che appare nell'arcano della forza, invece, si impone sull'avversario senza usare alcuna violenza, in un atto di sublimazione che trasforma l'energia della libido e degli istinti in energia spirituale. Questo arcano, quindi, esprime la forza intesa non solo nel senso di energia fisica, ma anche come qualità interiore, mentale o spirituale. Si tratta insomma di una forza capace di sottomettere alla volontà le passioni e gli istinti dell'essere umano. L'arcano dunque rappresenta l'anima quando, guidata dallo spirito, soggioga le indomite forze dell'istinto per mezzo della volontà. Vediamo i diversi aspetti dell'arcano. Aspetto psicologico. L'arcano della forza allude al processo di sublimazione attraverso il quale l'uomo trasforma le passioni materiali in energia spirituale. È quindi l'espressione dell'energia umana nelle sue forme più alte, che sono l'etica, la morale, la verità, la spiritualità. Rappresenta anche il dominio sugli istinti. La capacità di imporre la propria volontà sull'ambiente circostante indica una personalità carismatica. L'aspetto intellettuale invece rappresenta l'uomo che tramite l'intelletto cerca di dominare la natura, ossia l'intelligenza che piega l'istinto. Allude inoltre alla capacità di imporre la ragione e il senso comune sulla mediocrità dell'ambiente in cui si vive. Indica una persona convincente e ricca di talento organizzativo. L'aspetto emotivo è la manifestazione di una persona aperta, semplice, dal carattere tollerante, spontanea e sincera nell'esprimere i propri sentimenti. Allo stesso tempo è emblema della forza interiore che permette di conciliare emozioni contrastanti e simboleggia il fascino dell'eroe. Aspetto materiale indica un uomo che esercita il proprio potere per imporsi su tutto ciò che lo circonda. Rivela inoltre una persona coraggiosa e convinta della bontà delle proprie azioni, con attitudine al comando, che si dedica fino in fondo alla realizzazione dei propri obiettivi. L'arcano implica allo stesso tempo forza fisica ed energia vitale buona, simboleggia la gioia di vivere e il potere del sorriso. La carta infine può indicare la realizzazione di progetti e la riappacificazione con un amico. Vediamo alcune combinazioni. La forza vicino alla torre potrebbe riferirsi a disordini di tipo emotivo o di tipo sociale, nel senso che ci potrebbero essere dei disordini nelle relazioni con le altre persone. Disordini di che tipo? Ovviamente lo possiamo sapere soltanto guardando anche le altre carte intorno. Se la forza appare insieme al carro, invece, annuncia un successo, una fatica che verrà ricompensata, quindi un traguardo che può essere raggiunto o comunque si sta per iniziare un viaggio che potrebbe portare alla realizzazione dei propri obiettivi perché ci metterete molta energia, molta forza, molta capacità. Anche questo viaggio all'interno dell'arcano della forza è terminato. Fatemi sapere nei commenti se avete necessità di qualche chiarimento o se avete richieste particolari. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.